Ignazio di Loyola, condottiero dell'aristocrazia spagnola, fu costretto per lungo tempo a letto a causa di una ferita di guerra. Durante la sua lunga e dolorosa guarigione, studiò ripetutamente un libro sulla vita di Gesù. In seguito a tale profonda esperienza spirituale, decise di iniziare una nuova vita, quella del devoto pellegrino. Da allora in poi, solo con le armi dello spirito, scelse la via dei santi. Guarì ammalati e fece opera pastorale in nome dell'umanità. Cercò sempre quella profonda, intima consolazione che può trovarsi solo in Dio. Dopo aver donato il suo ultimo bene ad un mendicante, si incamminò per raggiungere il convento di Montserrat. Consacrò la sua vita al servizio di Dio e si dedicò alla cura degli altri. Si mise sotto la guida di Dio. Come segno evidente della sua radicale conversione e della sua fede, abbandonò la spada sotto l'altare della Vergine Maria. È possibile che Ignazio di Loyola guarisca e aiuti gli altri anche oggi attraverso il medium João de Deus? Sostiene che si diffusero delle voci. Si diceva che un aeroplano sul quale lui viaggiava fosse precipitato e che si fosse trattato di un sabotaggio per toglierlo di mezzo. Sono molte le voci in merito. Per lei, lui è un Dio che l'ha guarita. Desidero parlare del mio tema preferito, del medium João, di Don Ignazio e della comunità delle entità spirituali che agiscono tramite João. Quest'uomo fuori dal comune, di origini molto umili, ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare il prossimo. Il suo compito è quello di servire Dio con straordinaria sensibilità e con grande umiltà, compito che assolve con una dedizione totale. Noi abbiamo con il medium João il medium dotato delle più grandi capacità al mondo.
They don't do magic, they do healing. Qui non si fa magia, si guarisce. Certe persone semplicemente non riescono a credere al fatto di non provare dolore quando vengono tagliate. Sta operando. Tutti coloro che giungono qui parlano di una guarigione spirituale, una guarigione del corpo e dell'anima, ed ottengono questa guarigione anche senza esserne coscienti. Channeling significa consentire allo spirito di un defunto di usare il tuo corpo e la tua coscienza per trasmetterti un messaggio. È molto faticoso per uno spirito riuscire a servirsi di un corpo umano. Lo spirito si reca nel corpo di un essere umano per poter donare amore e aiuto divino. Il nostro essere non è il corpo fisico, è energia. E questa energia prescinde dal tempo, dallo spazio e dalla materia. Qui lavoriamo con l'energia e la luce. Quello che ho scoperto è che bisogna fare da soli gran parte del lavoro, forse più del 50%. Che Dio cura, Dio è cammino, nella vita, no amor, na verdade, no carinho. Ho grande stima sia dell'uomo che del guaritore. Naturalmente provo anche un'immensa gratitudine e un grande rispetto per le entità spirituali della luce che agiscono attraverso il suo corpo. Tramite questo strumento portano guarigione, recano conforto all'anima e ci guidano ad aprire i nostri cuori e a diventare persone dotate di più sensibilità ed amore. Noi tutti siamo individui e siamo tutti differenti. Abbiamo differenti retroscena culturali e spirituali perché abbiamo origini diverse e una differente educazione. Noi tutti abbiamo una maniera propria di pensare e noi tutti contaminiamo il nostro corpo, sia quello spirituale che quello fisico. La misura di tale contaminazione del nostro pensiero e del nostro agire rende più lenta la guarigione. Alcune persone hanno bisogno di più tempo per guarire. All'inizio del XIX secolo visse in Francia un filosofo chiamato Kardec. Fu lui a fondare il movimento religioso chiamato spiritismo. Un elemento dello spiritismo è la capacità di una persona di comunicare con un defunto, con qualcuno cioè che non vive più in un corpo fisico. La maggior parte delle entità spirituali operanti tramite il medium Joao furono in vita guaritori, medici o sacerdoti. Conoscono bene le malattie dell'anima e del corpo. Attraverso la coscienza di Joao inviano messaggi destinati a te. Riescono a vedere nella tua interiorità come in una radiografia. Sanno esattamente che cosa ti sta succedendo. Ancora prima che tu abbia formulato la domanda, sanno già la risposta. Sanno per quale motivo sei andato da loro.
Eu sou de berço católico. Ho avuto un'educazione cattolica. La domanda che mi pongo sempre è se esista un universo divino. Poi mi lascio andare. Le entità spirituali vengono ed io mi addormento. Mi piacerebbe restare cosciente perché potrei raccontare molte storie di molte vite. È Dio e i buoni spiriti. La verità è che Dio lavora per me. Io dormo e mentre dormo le buone entità spirituali lavorano attraverso me. Dorothea è tedesca ed è arrivata da poco. Per 15 anni è stata sulla sedia a rotelle e adesso non ne ha più bisogno. Per la prima volta da 15 anni riesce a camminare. Si tratta di un vero miracolo. Lei lo sa, è il più grande miracolo della sua vita. Sono testimone di molti miracoli accaduti qui. Ne succedono quasi tutti i giorni. Mi chiamo Zahra Mousavi e vivo in Iran. Mi sono fatta operare pubblicamente per far vedere a tutti che l'operazione è indolore e per incoraggiare altri a venire qui a farsi curare. Durante l'operazione ho avvertito un taglio, ma non ho provato dolore e ho sentito che le entità spirituali lavoravano su di me. Sono le entità ad operare e non João de Deus. Ho sentito la presenza delle entità spirituali e questo mi ha molto tranquillizzato. Sono trascorse 24 ore dall'operazione. Mi sento bene ed è meraviglioso constatare che la ferita si sia rimarginata in così poco tempo. Non ho avuto dolori, sono guarita dalla mia malattia e tutto è passato. Sono il dottor Rick Sheff, sono medico. Ho fatto gli studi di base all'Università di Cornell e ho studiato filosofia e scienze politiche all'Università di Oxford. Mi sono laureato in medicina all'Università della Pennsylvania e ho conseguito la specializzazione di medico generico all'Università di Brown. Lavoro con ospedali ed insieme ai migliori medici degli Stati Uniti per affrontare le sfide che oggi il sistema sanitario ci lancia. Sono venuto ad Abidjania per vedere che cosa succede qui. Mi ritengo uno scienziato ed uno scettico. Sono scettico sia verso quello che succede qui ad Abidjania, sia verso ciò che la scienza convenzionale ci insegna. Voglio rendervi partecipi di alcuni miei pensieri che riguardano il tema delle operazioni fisiche. A dire il vero, dato la loro sensazionalità, queste operazioni attirano molta curiosità. Per mia esperienza diretta, però, posso affermare che rappresentano solo una piccola parte di ciò che succede qui alla casa e nel lavoro di João de Deus. Ci costringono però a riflettere su come va il mondo. Ho assistito da vicino ad un'operazione agli occhi che non riesco a spiegarmi. Certo, potrei darmi una spiegazione razionale e dire che l'ipnosi o la suggestione post-ipnotica potrebbero avere un effetto anestetizzante che impedisca di provare dolore, ma questo modo di raschiare la cornea provocherebbe dolori insopportabili per giorni. Qui non succede. Non mi so spiegare come mai qui non ci siano infezioni, neanche dopo le operazioni al naso.
Per me è un mistero. Queste operazioni fisiche sono molto rare. Se rapportate alle guarigioni ottenute su un piano energetico, una operazione fisica non è necessaria. Mille o forse più persone vengono alla casa ogni giorno e vengono guarite nel corpo. Questo non si può discutere. È il metodo di guarigione che migliaia, centinaia di migliaia di persone hanno conosciuto. E la cosa si verifica da più di 50 anni. Anch'io sono stato guarito. Sono stato guarito più volte. Ho chiesto anche la guarigione di mio figlio. E ancora prima di partire da Abidjania, ho potuto constatare l'inizio del processo di guarigione di mio figlio, nonostante lui fosse lontano migliaia di chilometri. Non so spiegarmi tutto questo, ma provo una profonda gratitudine. Il dottor Augusto de Almeida coordina un grande gruppo di esseri guaritori. Afferma che non sono 10 e neanche 100, ma migliaia. E lui è colui che arriva fino in fondo all'abisso per salvare anche solo un'anima. Ignazio di Loyola fondò il movimento dei Gesuiti. Ora è un'entità spirituale molto luminosa. Zoppica quando si incarna in qualcuno, perché la sua gamba fu a suo tempo dilaniata da una palla di cannone. Non può stare a lungo nel corpo del medium, dato che è uno spirito molto evoluto, dotato di enorme energia. Durante la sua incarnazione, il corpo del medium Joao diventa veramente più grande, i suoi occhi si ingrandiscono enormemente e cambiano espressione. Il dottor Augusto e altre entità spirituali, invece, giungono senza difficoltà. È un passaggio leggero e privo di complicazioni. Il dottor Augusto dice che esistono pochi medium che riescono a sopportare la luce di Don Ignazio. Essere testimoni di queste esperienze incredibili in campo spirituale, qui è normale, si diventa quasi indifferenti. Qui passano persone che sono guarite dal cancro o dalla cecità. Tutto è assolutamente possibile. Mi chiamo Henry Chong. Prima di venire ad Abidjania, mi occupavo di ricerca nel campo delle politiche energetiche all'Università di Stanford in California. 4 anni fa mi furono diagnosticate contrazioni atipiche al cervello. La diagnosi era tanto grave che mi misi alla ricerca di una cura. Gli attacchi erano così frequenti che i medici temevano potessero danneggiare il cervello in via permanente. Ero in queste condizioni quando iniziai a cercare la cura. All'inizio intrapresi le vie della medicina occidentale, dato che entrambi i miei genitori sono medici. Consultammo così i diversi specialisti cui ci si rivolge in questi casi. Dopo un anno trascorso senza miglioramenti, decisi di girare il mondo alla ricerca di persone speciali, magari guaritori, che potessero aiutarmi. Andai in Indonesia, a Singapore, in Spagna, in Perù, e alla fine venni qui, in Brasile. Chiunque giunga qui guarisce. Quando arriva il momento, guarisce fisicamente. Le entità spirituali dispongono di tale potere. Guarisce però spiritualmente solo chi partecipa anche una volta sola ad una seduta nella casa. Decidendo di venire, hai detto:
entità della luce, ho bisogno del vostro aiuto. Dal momento in cui ha comprato il biglietto e sei salito sull'aereo per venire qui, loro cominciano a lavorare su di te. Pensavo che le entità spirituali potessero aiutarmi in 6 o 7 mesi. Mi dissero che avrei avuto bisogno di più tempo, ma non pensavo di dover rimanere 3 anni ad Abhyanga. Per l'esattezza, in questa parte di Abhyanga. Si tratta di una zona energetica sicura. Che si estende per 1 chilometro in questa direzione e per 500 metri verso destra e verso sinistra. All'interno di questa zona posso muovermi liberamente. All'esterno di essa ricominciano subito le contrazioni. È una prova fisica evidente di quanto mi stia succedendo qui. Al tempo stesso è frustrante sentirsi come deve sentirsi un pesciolino prigioniero della sua vasca. Ma sono pieno di gratitudine per aver trovato questo posto nel quale posso proseguire sul mio cammino verso la guarigione. Bonjour. C'est avec plaisir que je veux partager mon expérience de cette opération que j'ai eu le 27. Salve. È un piacere poter condividere con voi le mie esperienze. Sono stata operata il 27 settembre. Il giorno prima chiesi a João de Deus di operare i miei occhi, dato che diventavano sempre più deboli. All'inizio dell'operazione mi accorsi dell'infinita delicatezza dell'entità spirituale. Pensai, non ho narcosi, riesco a vedere il bisturi, cosa mi succederà? Poi l'entità spirituale iniziò a raschiare. È stata una sensazione un po' sgradevole, ma non faceva male. Pensai, sono nelle mani di Dio. E lui mi proteggerà. Riuscii a rilassarmi completamente. Ero colma d'amore e bontà d'animo. Mi sentii amata da Dio. E questo è molto importante. Se credi, non soffrirai più. Non puoi soffrire. I see the photographs, the paintings of the entities, and I try not to concern myself. Vedo le fotografie, i ritratti delle entità spirituali, e penso che è una perdita di tempo scoprire chi fossero. Perché credo che un'entità può anche dire di essere stata Dio, se lo vuole. Un'entità spirituale può raccontarti qualsiasi cosa. Quindi non cerco di sapere chi è, ma che cosa fa. E fino a quando avrò la sensazione che tutto ciò sia un bene per l'umanità, voglio partecipare attivamente. L'unico motivo che potrebbe allontanarmi dalla casa sarebbe la convinzione che tutto ciò non sia a fin di bene. In nome di Dio. Os filhos estão operados. His whole life ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare gli altri. Una donna venne qui con un cancro diffuso in tutto il corpo. Le entità spirituali la guardarono e le dissero: se sei pronta a perdere una parte del tuo corpo, possiamo iniziare a guarirti. Procedettero così. Allontanarono il cancro da tutte le parti del corpo, concentrandolo nel suo mignolo, per poi tagliarlo. Il mignolo è adesso qui nella casa, in un bicchiere.
e quella persona è guarita, non ha più il cancro. Possiamo dire che questo è il modo di operare delle entità spirituali, il modo con il quale esse guariscono, e ciò supera le nostre capacità di comprensione. Le entità spirituali sono più interessate alla guarigione dell'anima che a quella del corpo. Per loro, noi siamo più spiriti con esperienze corporee che corpi dotati di esperienze spirituali. Essi si concentrano piuttosto sul passaggio delle anime attraverso le diverse vite. Le entità spirituali sono in grado in uno o due secondi di comprendere tutto il nostro essere mentre ci troviamo di fronte a loro. Grazie ai nostri campi energetici, vedono le nostre vite passate, l'esistenza presente e molto probabilmente anche le nostre vite future. Ho sofferto di artrite per 9 anni. Mi fu detto che avrei dovuto sostituire le articolazioni dell'anca destra e sinistra. Inoltre sono affetta dal morbo di Crohn da 4 anni. Le entità spirituali mi dissero che dovevo venire alle 2 del pomeriggio per farmi operare. Più tardi mi rimisi in fila e mi portarono direttamente verso di lui. Mentre mi avvicinavo, riconobbi che si trattava della stessa entità spirituale. Mi sorrise nuovamente e ne fui molto contenta. Mi mossi con le grucce verso di lui e lui mi chiese: «Credi in Dio?» Ed io risposi: «Sì». Lui mi disse che avrebbe preso le mie grucce. Gliele diedi e lui mi disse che non ne avrei avuto più bisogno. Io gli dissi: «Grazie, padre». Mi sedetti quindi per qualche minuto nella stanza del riposo. Sentii arrivare una grande energia e percepii luce. Provai quindi un dolore pungente sul lato sinistro. Sentii dolore anche al ginocchio sinistro. Ero preparata a sentire altri dolori, ma non ne arrivarono più. Dopo un paio di minuti, ero nuovamente fuori. Il sole splendeva ed io ero veramente, veramente felice. Poi piansi un po' e dissi: «Grazie, questo è tutto». Ho questo per i parcheggi per disabili, ma adesso so che non avrò più bisogno. Lo terrò ancora per un po', nel caso dovessi averne bisogno. Ho visto persone che da 30 anni vivevano su una sedia a rotelle alzarsi e riuscire a camminare dopo che un'entità spirituale aveva detto loro di farlo. Ho assistito a ciò in più di un'occasione.
Migliaia di fotografie vengono mostrate alle entità prima di formulare una diagnosi. Molta gente non riesce a presentarsi personalmente. In base alle fotografie, le entità spirituali decidono se per la cura sia necessaria la presenza di quella persona. Se necessario, vengono prescritte cure individuali. Succede anche che, vedendo le fotografie di persone assenti, le entità spirituali dicano: tu rappresenti adesso la persona della fotografia. Ciò significa che sarai curato in quanto suo rappresentante o che sarai operato per suo conto. Persone sparse in tutto il mondo vengono guarite con questo sistema senza doversi presentare personalmente. Sono medico e sono stato per molti anni primario nel reparto di un ospedale austriaco. Circa 5 anni fa sono stato operato per un carcinoma al colon. Un anno e mezzo fa, purtroppo, il carcinoma si è riformato e mi sono state diagnosticate metastasi al peritoneo. In seguito a tale diagnosi, le previsioni non erano di certo incoraggianti e le speranze di guarigione erano minime. Dopo un intervento durato diverse ore, mi furono prescritti alcuni cicli di chemioterapia che all'inizio sopportai male. In quanto medico e paziente, con il progredire della malattia, fui preso da comprensibili paure e mi misi alla ricerca di metodi alternativi da affiancare a quelli tradizionali. A quell'epoca mia moglie ed io venimmo a conoscenza dell'esistenza di un centro spirituale che riusciva a far guarire anche pazienti con patologie di natura maligna. Per prima cosa spedimmo ad Abadjania una mia fotografia e da allora in poi, con grande sorpresa dei miei medici curanti e mia personale, il mio stato di salute iniziò a migliorare in modo evidente. La chemioterapia, che all'inizio sopportavo male, ora riuscivo a tollerarla bene. Sono sicuro che in Brasile siano state eseguite su di me le cosiddette operazioni energetiche, operazioni cioè senza intervento fisico e senza cicatrici esterne. Al mio rientro in Austria, infatti, il mio chirurgo, in seguito ad una colonscopia, notò dei cambiamenti. Era come se fosse stato eseguito un esteso trattamento a laser. Sembrava che si fosse intervenuti profondamente sulla mia mucosa intestinale. Per sua stessa missione, quell'intervento non era stato opera sua. Il mio medico ed io siamo arrivati alla conclusione che senza le mie visite in Brasile, la mia aspettativa di vita sarebbe stata probabilmente molto più breve. In seguito all'atipico decorso positivo della mia malattia, sono sparite anche le mie ansie per il futuro. Una delle storie più degne di nota è quella di un mio amico tedesco al posto del quale mi sono fatto operare qui. Era in ospedale. Mi spedì una sua fotografia ed io chiesi di essere operato qui in sua vece dalle entità spirituali. Ricevetti il permesso di essere operato per suo conto. Il giorno dopo, al mio amico fu fatto un'ecografia e le lastre evidenziarono realmente punti di sutura interni, senza peraltro che ci fossero cicatrici esterne. I medici riuniti intorno al suo letto gli chiesero: dove si è fatto operare? E lui: ma che operazione? Io sono stato tutto il tempo qui. No, lei si è fatto operare. Lo si vede dalle lastre dell'ecografia. Chiedetelo all'infermiere, non mi sono mai mosso dall'ospedale. Per concludere vorrei aggiungere che il cancro non era il mio unico problema di salute, ma che ero affetto anche da una retinopatia o degenerazione maculare che aveva provocato un forte peggioramento della mia vista.
La mia vista adesso è nettamente migliorata. E il fatto che desta maggior stupore è che la medicina ufficiale non conosce alcuna cura per questo tipo di malattia. Sintetizzando, vorrei confermare di non nutrire dubbi sui progressi e sulle conoscenze della medicina occidentale. Non per niente ho dedicato ad essa la mia vita. Grazie ad essa credo anche di aver aiutato molti pazienti. Ma è mia convinzione che sia utile ricorrere a questo metodo energetico spirituale in quanto dona ai pazienti la speranza che grazie a questa energia sia sempre possibile guarire. Le entità spirituali hanno fatto sapere molte volte che le operazioni fisiche vengono effettuate sui non credenti, su quelle persone cioè che hanno bisogno di vedere che viene loro asportato qualcosa. Ma il lavoro profondo, quello che avviene a livello del karma, che emenda e guarisce dalle colpe del passato e impedisce alle sofferenze di sopraggiungere in futuro, è il lavoro spirituale. L'ho appreso nel corso degli anni ed è vero. Il nostro essere è molto più vasto di quanto possiamo immaginare e va più in là di quanto pensiamo. Tutto è parte dell'universo. Il nostro vero essere non è il corpo materiale. Noi siamo spirito, energia. E questa energia supera i confini posti dal tempo, dallo spazio e dalla materia. What is happening here at the casa in the work of John of God? Quello che succede qui nella casa attraverso il lavoro di João de Deus è qualcosa che ha una grande profondità e una grande forza. Ma le cose straordinarie delle quali sono stato testimone non accadono solo qui. Siamo in possesso di studi scientifici che comprovano come la preghiera abbia il potere di guarire, anche se la persona per la quale si prega non è a conoscenza. Abbiamo a disposizione studi che dimostrano che una preghiera recitata sull'acqua riesce a modificarne la struttura molecolare. Questi sono fatti che la scienza non riesce a ridurre ai paradigmi odierni. Alla fine del XIX secolo, alcuni scienziati lamentavano che tutte le scoperte importanti erano già state fatte. E che cosa sarebbe stato un futuro senza nuove scoperte scientifiche? Noi non dobbiamo commettere lo stesso errore. Solo 20 anni dopo, infatti, Einstein dimostrò al mondo che le dimensioni tempo e spazio non erano quelle immaginate fino ad allora. Quante altre cose allora saranno diverse da come pensiamo? Noi tutti siamo entità spirituali. Quella parte che in noi è viva lo è esattamente come lo sono le entità spirituali. La sola differenza è che noi possediamo un corpo. Direi che un'entità spirituale è tanto uno spirito quanto lo è quella parte viva che è in noi, la parte più grande di noi, che non è fisicità. Il medium João è benedetto, poiché attraverso di lui le entità spirituali, dalla loro dimensione, riescono a raggiungere la nostra. Le entità spirituali non vivono in un altro spazio, eppure vivono in un'altra dimensione, e le dimensioni sono comunicanti tra loro. Le persone che riescono a vedere queste entità spirituali e queste energie vedono i luoghi di meditazione e le sale operatorie della casa pieni di migliaia e migliaia di entità spirituali al lavoro. Ogni singola persona ha intorno a sé un team di medici ed infermiere. Questi team sono costituiti da 10-20 entità spirituali. Tutto ciò accade qui quando si è sottoposti ad un intervento spirituale o ad un'operazione. Being in this
Qui siamo circondati da tanti esseri invisibili che riescono a leggere nei nostri pensieri più intimi. Sanno tutto di noi, da dove veniamo e chi eravamo nelle vite precedenti. E quindi sapevano anche che ero disposta a fare questo lavoro e che avevo la capacità di allontanare le energie negative. Because you're able to remove negative energy. Dopo un certo tempo mi hanno fatto sedere su una sedia e sono rimasta qui, dato che non ho necessità di spostarmi da un luogo a un altro. Posso far arrivare la mia energia, anzi non la mia energia, ma l'energia di Dio in ogni luogo, in ogni città, su ogni pianeta. Ogni luogo esistente può essere influenzato da qualsiasi altro luogo. Com'è possibile guarire tante malattie ed eseguire centinaia di operazioni contemporaneamente? Come che Deus ele dà vida e ele tem o poder de curar. È igual às pessoas que têm um curso superior, o que é médico. Dio è il creatore. La sorgente è la forza che muove ogni cosa. Grazie al suo potere, ogni cosa è possibile, senza limiti. Io ho medici e medicine intorno a me per guarire secondo la sua volontà. La risposta a come sia possibile la guarigione di così tante persone può essere solo una: grazie alla forza di Dio. Le entità spirituali usano il medium Joao e tutti i medium della casa come recipienti in cui canalizzare la loro energia. I medium svolgono un importante ruolo nella casa. Producono corrente, un'oscillazione, aumentando così l'energia. Siamo come generatori. Il medium Joao è l'unico medium al mondo a cadere in trance profonda. Ognuno di noi è un medium, ma non tutti noi permettiamo alle entità spirituali di usare il nostro corpo. O meglio, lo facciamo, ma non sappiamo di farlo. So people ask me here what it means to do your own part. Le persone qui mi chiedono che cosa significhi dare il proprio contributo. Le entità spirituali non possono fare tutto da sole. Esse cercano di farti capire che certe tue decisioni non concordano con la strada da te scelta quando hai deciso di vivere la tua vita attuale. Oppure di farti capire la strada che Dio ha deciso per la tua vita. Le entità spirituali agiscono con molta delicatezza. Ti riportano a quella tua decisione sbagliata e ti invitano semplicemente a prenderne un'altra. Tutto ciò, tuttavia, dà i suoi frutti solo con quelle persone che riescono a vincere le forti emozioni provocate da questo metodo. Il più delle volte tale processo è molto difficoltoso e angosciante, poiché risveglia paure e sentimenti molto forti e difficili da sopportare. Si preferisce reprimerli o fuggire da essi. È un atteggiamento molto noto a psicologi e psichiatri. Chi si occupa di terapia post-traumatica ripete spesso quanto sia importante elaborare le proprie esperienze dolorose. Molti di noi non vengono qui per motivi fisici, ma per capire come funzioni il nostro spirito. Ce ne andiamo da questo posto sentendo la necessità di cambiare la nostra vita e di prendere coscientemente determinate decisioni,
Andiamo via con la sensazione di saperne di più sull'amore e con una comprensione più profonda della bontà, questa naturale tendenza umana che tanto spesso dimentichiamo. I came here out of sheer curiosity. Sono venuta qui per pura curiosità. Volevo scoprire qualcosa di più sulla vita e su che cosa significhi essere vivi. Questa domanda mi ha fatto viaggiare per tutta l'Europa senza una risposta, perché la mia ricerca era superficiale. Qui ho fatto questa esperienza. Ho trovato in me stessa la risposta a tutto ciò che volevo sapere. Devo solo sedere tranquilla, chiudere gli occhi e guardare in me stessa. Ti garantisco che se lo fai abbastanza a lungo, scoprirai quanto tu sia incredibile. È incredibile la bellezza che c'è in te e in ognuno di noi. I'm Tony Bonnet from Houston, Texas. Mi chiamo Tony Barnett, sono di Houston, in Texas, e questo è il settimo anno che vengo qui. Sono venuto perché avevo l'AIDS. Tutto cominciò nel 1984. Il mio viso ed altre parti del mio corpo erano scheletrici. In altre parti avevo dei buboni. Avevo buboni sulla schiena, il ventre era gonfio ed altre parti invece, come le braccia e il viso, sembravano appartenere ad uno scheletro. Pensavo di guarire fin dal primo viaggio, ma l'entità spirituale mi comunicò che sarei dovuto venire altre 5 volte. Fui portato al reparto e lì rimasi a letto. Sono rimasto coricato non solo la prima volta, ma anche tutte le altre volte che sono venuto, sempre a letto, a letto. Durante uno dei miei viaggi pensai che stavo meglio, che mi sentivo meglio, e anche il mio aspetto era migliorato. Qualcosa era cambiato. Andai dall'entità spirituale, la quale mi disse: devi avere pazienza, torna a letto. C'è gente che arriva e guarisce subito. L'ho constatato spesso e la cosa mi ha estremamente frustrato. Così che incominciai a pensare: Dio mio, ma che succede? Ho fatto tutto, ma proprio tutto. Non c'è nient'altro che io possa fare. Allora perché non guarisco subito anch'io? Qualsiasi cosa faccia è molto lunga e lui la fa girare e girare. È strano a vedersi, ma io so che ciò ha a che fare con l'energia che immette o estrae dal tuo corpo. Tutto ha a che fare con l'energia. Non facciamo altro che lavorare con l'energia e con la luce. Tutto ha a che fare con l'energia, perché è questo che siamo, energia. Le entità spirituali negative sono dappertutto. Non è la loro energia ad essere negativa, ma ciò che loro fanno di quell'energia. Le persone agiscono in modo negativo. Guarda uno di quei film dell'orrore. E vedrai come qualcuno crea situazioni negative solo tramite pensieri negativi. La negatività inizia con i pensieri negativi. Se non vuoi avere questo tipo di energia intorno a te, non devi permettere che queste idee negative prendano il sopravvento. Possono provocare in te un atteggiamento negativo. Mentre pensi, senti una voce? Ovviamente è la tua. Loro non userebbero certo la voce di un altro per trasmetterti negatività o per spingerti a certe azioni. Tu non devi accettarlo.
L'unico modo che conosco per allontanarli è pregare che vadano via. Non voglio negatività né attorno a me né nella vita. Molti non sanno quanta negatività ci sia intorno a noi. Credono che sia negativo uccidere qualcuno o pensare di farlo, oppure mentire o rubare o rapinare. E invece si può pensare negativamente e creare negatività in molte altre maniere. Tutto dipende dalla tua responsabilità, perché tu crei le cose verso le quali indirizzi i tuoi pensieri. Io non sono niente di ciò che vedo, perché sono l'osservatore. L'osservatore è l'occhio che non si chiude mai. Ecco che cosa sei veramente. Non sono nessuno dei pensieri e dei sentimenti che provo. Un osservatore. Questo è quello che sei. Qui abbiamo la possibilità di scoprire chi siamo. João Teixeira de Faria. João Teixeira de Faria. Non mi stanco di parlare bene di lui. È una persona meravigliosa. Molte persone gli fanno del male, ma poi tornano indietro. Lui vive secondo le leggi di Dio e quindi non giudica su nulla. Ti aiuta sempre e se queste persone dovessero tornare, aiuta anche loro. Qualsiasi cosa gli abbiano fatto, lui li aiuta. I wanted things to happen my way. And you go through the game of I can make this make sense. Volevo che tutto andasse sempre secondo la mia volontà. E dicevo a me stesso, ci riuscirò. Non importa come, ma ci riuscirò. Ho letto libri, ho fatto esercizi, sono stato in Brasile, ho meditato. Ho fatto tutto quello che c'era da fare, ma sembrava che non servisse. Iniziai a sentirmi frustrato ed avere paura, dato che dopo aver fatto tutto quello che ritenevo fosse necessario per guarire, non notavo alcuna differenza. Guardando adesso al mio passato, riconosco un indebolimento progressivo del mio ego. Ho dovuto rinunciare a tutto. Ad ogni credo, ogni lezione, ogni meditazione, ogni tecnica, ogni idea New Age. A tutto. Non capivo il perché. Non potevo capire. Ed è stato proprio questo processo che alla fine mi ha regalato qualcosa di meraviglioso che neanche riuscivo ad immaginare. Esiste la speranza? Sì. Sì. Proprio quando crediamo di non averne più, il dono consiste nell'imparare a mollare la presa. Da quel momento l'universo assorbe il tuo dolore e le tue sofferenze per darti in cambio qualcosa di incredibile, qualcosa del quale non sospettavi neanche l'esistenza. Non era soltanto il fatto di liberarmi dall'AIDS, cosa notevole, per molto tempo la più importante per me. La cosa meravigliosa è sapere che ciò che aveva provocato l'AIDS è scomparso. This place gives the greatest gift. Questo posto ti regala qualcosa di meraviglioso che neanche puoi immaginare. Il dono di riuscire a vedere Dio in ogni cosa.
You have to go back into your own personal history. Devi ripercorrere la tua storia a ritroso e rivivere quelle epoche durante le quali ti sei allontanato dalla sorgente o da Dio, o come tu vuoi chiamarlo. Altrimenti sconterai la perdita di contatto con la sorgente di tutte le energie e di tutta la creazione. E questa è la causa prima di ogni malattia. Devi aprire il tuo cuore e il tuo spirito. È lì che succede tutto. Devi aprirti e non avere più dubbi, perché più dubiti, più barriere d'oscurità frapponi fra la volontà di Dio e la tua guarigione. Già lo sai. Se chiedi, riceverai. E se chiedi con il cuore e lo spirito aperti, riceverai proprio ciò che hai chiesto. When you're told to just sit and be quiet and do nothing. Se tu siedi in pace senza far niente, hai la possibilità di esplorare la tua interiorità. E questo è il viaggio più bello che tu possa fare. In the world. And if you come here because you're sick. Se vieni perché sei ammalato, la tua anima vuole dirti che devi svegliarti. La vita ci invia cauti inviti a risvegliarci per tutta la vita. Se sei molto malato, è come se ti arrivasse una doccia fredda che ti fa svegliare. È difficile, ma è una grande occasione per scoprire chi sei veramente. Now is the time for us to start working on our individual innermost attitudes. Adesso è arrivato il momento di lavorare sui nostri atteggiamenti più intimi. Non essere prevenuti, essere pazienti, essere modesti e ringraziare Dio. Gli uomini ringraziano Dio troppo poco. Se sei paralizzato e non puoi camminare, ma sei ancora in vita, ringrazia Dio, perché vivi ancora. E così forse puoi avere una possibilità di guarire e camminare nuovamente. Di semplicemente, grazie Dio. Salve, mi chiamo Sara Müller, ho 23 anni. Sono venuta dall'Austria per essere qui da João de Deus. La prima volta sono venuta nel 2006 perché soffrivo di forti attacchi epilettici e noi, la mia famiglia ed io, non sapevamo più cosa fare. Dio ci ha indicato la strada per venire fin qui ed io sono molto grata di ciò. Quando mi trovai per la prima volta davanti all'entità spirituale, gli domandai: mi puoi aiutare a guarire? Lui mi rispose: sì, ti aiutiamo. Da allora sono stata qui 4 volte in 6 mesi. Fino a quando il 22 marzo 2007 fui informata della mia guarigione. Era un mercoledì. Nel pomeriggio venni direttamente dall'aeroporto alla casa. Quando arrivai davanti all'entità spirituale, gli chiesi: cosa devo fare adesso? E lui mi rispose: tu sei già guarita. Quello è stato il più bel momento della mia vita. Un
Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Sono veramente molto, molto grata a Dio perché mi ha indicato la strada per arrivare in questo posto meraviglioso e di poter adesso finalmente vivere una vita sana e normale. Che Deus cura, Deus è cammino. Mando molta luce a tutte le persone di questo mondo che credono nell'amore, nella pace, nella natura e nell'armonia. Dio è nostro Padre e noi dobbiamo avere fede in Lui e credere in Lui. Dio è salvezza e medicina. Desidero invitare lei e tutte le altre persone che vedranno questo film a tentare, no, non tentare soltanto, ma a cominciare ad amarvi. Cominciate nelle vostre case, con i vostri bambini, con gli altri familiari, con i vostri amici, con i vostri vicini e con gli estranei. Noi non siamo estranei, ci troviamo tutti dentro corpi umani. Noi tutti siamo parti dello stesso spirito. Amatevi l'un l'altro. Dove l'aiuto umano non basta, inizia quello dello spazio divino. So love is the secret, is the key that we all need on earth. Il segreto è l'amore. L'amore è la chiave di cui tutti noi abbiamo bisogno sulla terra. It's wonderful. È meraviglioso. And that's all we need to do now is love one another. È tutto ciò che dobbiamo fare. Amatevi l'un l'altro.